Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video di Dragon Ball What If. Questa volta siamo con una nuova saga riguardo, finalmente, il ritorno di Cooler e di Freezer. Sì ragazzi, ve lo siete appunto chiesto che fine hanno fatto questi due fantastici personaggi e finalmente ecco il continuo delle loro storie. Una piccola cosa è che questa saga, diciamo, è una piccola saga di transizione per ciò che sarà il torneo del potere. Oppure non ci sarà il torneo del potere? Ci sarà altro? Scoprirete tutto questo solamente guardando la serie. Ringrazio Gokete per avermi fornito la mod di Kulieza, che appunto mi ha permesso di averla in accesso anticipato. Lo ringrazio veramente tanto. Andate a vedere qualche suo lavoro perché è un modder veramente bravo ed è un caro amico. Sì, ragazzi, magari qualcuno di voi dirà: ma tu non avevi litigato con Gokete? Sì, comunque abbiamo magari da un po' di tempo e le cose vanno tutto bene. Comunque, ragazzi, inoltre ringrazio... come cazzo si chiamava quello del disegno? Porco... Raga, aspettatemi un attimo. Questo Marco lo tagli perché sennò sei fan di Stickman. Ora non lo tagli apposta. Se non mi avessi dato del fan di Stickman, ti giuro l'avrei tagliato. Inoltre, ragazzi, ringrazio Samuele Colombini per il fantastico disegno che ha fatto riguardante me e gli altri Turtles. Inoltre sta facendo un sacco di disegni per me, raga, ve giuro. Sta facendo tipo me contro il suo OC. Poi sta facendo il mio OC nella forma dragonica, che sembra un'immagine di Dragon Ball AF, spettacolare. E sta facendo tantissima altra roba che poi vedrete portata sul canale in un video a parte. Ed inoltre il suo personaggio farà parte del pack che farò solamente per i Patreon. Quindi se volete vedere come suo personaggio, vi lascio qua sotto il suo Instagram, che vi consiglio di andare a vedere perché è veramente spettacolare. Detto questo ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale. A 3000 iscritti farò un contest con una richiesta gratuita da parte di tutti voi. Ovviamente chi sarà un Patreon avrà una ticket in più, e quindi insomma, se volete diventare mio Patreon, forse questo è il momento migliore. Detto questo ragazzi, spero che il video vi piaccia. Buona visione. Nell'episodio precedente i nostri eroi hanno affrontato nello scontro definitivo Cell, Zamasu e Black. Questi ultimi si sono fusi in Zamasu Fuso e hanno messo in difficoltà i nostri guerrieri. Successivamente Goku e Vegeta, con l'aiuto di Bardock, si fondono in Vegito, diventando Super Saiyan Blue. La fusione è sul class Zamasu, ma al momento di finirlo, Goku e Vegeta si separano. Successivamente Trunks, dopo aver convogliato in sé la potenza dei sopravvissuti, taglia in due parti Zamasu, però la minaccia non viene eliminata e Goku, per sbaglio, chiama Zeno, che elimina Zamasu e l'intero universo 7 del futuro. Successivamente Trunks e Mei tornano nel loro futuro in un'era antecedente alla distruzione dell'universo 7. Il ritorno dei due fratelli spietati e la disperazione dei Saiyan. Dopo che i nostri guerrieri tornano sulla Terra, Goku, Bardock, Raditz, Broly e l'ex-re Vegeta decidono di allenarsi sul pianeta Bardock, mentre Vegeta va ad allenarsi nella stanza dello spirito del tempo in attesa della nascita della sua secondogenita Bra. Gohan se l'ha nel tempo libero, cercando di superare i suoi limiti per proteggere i suoi cari. Nel frattempo, sul pianeta dei Kaioshin, Cooler e Freezer uccidono Shin. Morendo il Kaioshin, pure il dio della distruzione muore. Whis si accorge della scomparsa di Beerus e, insospettito, si dirige sul pianeta dei Kaioshin, dal quale, nel frattempo, i due malvagi se ne vanno dopo aver rubato Ipotara. Un giorno dopo, Goku viene contattato da Whis, che gli chiede di andare da lui. Qui Whis informa Goku della situazione e viene messo in guardia del ritorno di Freezer. Qui il Saiyan saluta il maestro e, nonostante era appunto un po' allarmato, torna ad allenarsi sul pianeta Bardock. Appena Goku torna sul pianeta, avverte due aure enormi avvicinarsi e informa di ciò gli altri guerrieri.
Qualche decina di minuti dopo, Bardak ha già fatto evacuare i Saiyan e ha liberato la zona dove, insieme a Goku e gli altri, sta attendendo l'arrivo dei due individui, che possiedono le due aure percepite prima. All'arrivo di questi guerrieri, sui nostri eroi si palesa un'espressione di sgomento. Quelle due aure appartengono a Freezer e Cooler. Goku, facendo 2 più 2, capisce che sono stati loro ad uccidere Shin e di conseguenza Beerus. I due demoni del freddo prendono la parola. A quanto pare siamo sul nostro amato pianeta Bardak, e qui davanti a noi ci sono i nostri Saiyan preferiti. Dobbiamo dire proprio grazie ai nostri soldati, si sono rivelati veramente utili ad averci riportato in vita. Ovviamente a parte del fatto che sono stati degli ottimi punching ball. Esordisce Freezer, continua poi Cooler a parlare. Hai proprio ragione, fratello, finalmente oggi avremo la nostra vendetta su queste dannate scimmie. Spero che almeno un po' ci tengano testa. Goku, con un tono di sfida, risponde ai due fratelli. Tenervi testa? Vi abbiamo già superato, è da tempo. Ormai la vostra potenza è nulla in confronto alla nostra. Potrebbe battervi perfino Radish, che anni fa era considerato il più debole di tutti noi. I due fratelli, fiduciosi nelle loro capacità, stringono i pugni e si trasformano in una forma mai vista. La forma dorata, l'evoluzione definitiva dei demoni del freddo. I nostri eroi, rispondendo alle loro trasformazioni, diventano Super Saiyan Blue. Qui si scatena uno scontro cruento. Goku, Radish e Broly si scagliano su Cooler, mentre Bardak e Lex e Vegeta si scagliano su Freezer. Broly colpisce ripetutamente Cooler, che non sembra subire danni dai suoi colpi. Poi, liberandosi dalla morsa dei colpi del nemico, Cooler lo colpisce con un colpo caricato e lo scaglia via, trafiggendolo con dei raggi provenienti dalle dita. Goku e Radish colpiscono alle spalle Cooler, che però si para con la coda. Poi il demone colpisce con una gomitata Radish, stordendolo. Goku, furioso, sprigiona la sua aura e colpisce ripetutamente Cooler, che con fatica pare qualche colpo. Nel frattempo Freezer viene colpito da Bardak, mentre Lex e Vegeta carica il suo super cannone Galick. Al momento di lanciarlo, però, viene colpito sul collo da Freezer, che, con spavalderia, invita Bardak a colpirlo, per cercare appunto di difendere l'alleato. Il Saiyan, furioso, colpisce Freezer con un giavellotto della rivolta, solo che il demone spavaldamente si sposta. Dietro di lui si trovano Lex e Vegeta e Radish, ormai senza conoscenza, che vengono colpiti in pieno dall'ondata che finisce per disintegrarli. Goku, vedendo la scena, si infuria e, cercando di fare sul serio, usa il Kaioken sul Super Saiyan Blue. Successivamente colpisce Freezer ripetutamente, fino a scagliarlo per terra. Poi usano Super Kamehameha che lo tramortisce. Bardak, nel frattempo, in preda alla disperazione, colpisce Cooler usando dei colpi caricati, cercando di stordirlo. Poi colpisce il nemico usando lo spirito Saiyan, tramortendolo. Freezer e Cooler capiscono che continuando di questo passo, consumando energia, potrebbero perdere lo scontro e venire eliminati. Quindi decidono di fondersi usando i Potara rubati tempo prima. Dopo aver messo i Potara, i due si fondono in Kuliezza. Freezer, stupito, chiama a sé il padre e gli dice di avere anche lui un paio di Potara, provenienti dall'universo 6. Questi Potara sono stati dati prima da Whis. I due si fondono in barotto e, dopo una battuta riguardo al fatto di aver visto questo individuo, Goku e Bardak, ormai fusi nell'individuo definitivo, diventano Super Saiyan Blue per concludere lo scontro. Kuliezza non è da meno e decide di trasformarsi nella sua forma dorata. Si scatena uno scontro molto selvaggio. Barot colpisce Kuliezza con una Kamehameha dirompente, poi lo colpisce con una combinazione di calci e pugni potentissimi, scagliandolo via. Poi lo colpisce con una pugnalata dello spirito per tramortirlo. In seguito colpisce il nemico con un lampo mirato, che non è altro che una sfera di energia seguita da dei colpi molto potenti dell'aura. Kuliezza, dopo essersi rialzato, colpisce Barotto con la coda e, dopo averlo stordito, lo colpisce con una moltitudine di raggi letali. Barotto si riprende in tempo per colpire di nuovo Kuliezza con una pugnalata dello spirito e scagliarlo via. Kuliezza, usando tutta la sua potenza, si rialza e, ormai stufo dello scontro, si innalza in volo preparando una supernova pronta ad eliminare Barotto e l'intero pianeta Bardak. Il Saiyan si prepara a respingere la sfera. Porta le mani dietro la schiena e inizia a convogliare tutta la sua potenza in una potentissima Kamehameha, detta Kamehameha della rinascita. Si crea così uno scontro tra due colpi potentissimi che rischiano di distruggere il pianeta. Quindi Barotto, preso dal dovere di proteggere i Saiyan, decide di lanciare un'altra Kamehameha per respingere la sfera.
Quindi infonde ancora più energia a colpo e rincara la dose lanciando un'altra Kamehameha. Successivamente respinge finalmente la sfera, disintegrando i due fratelli, che non riescono a deviarla. Il male è stato sconfitto un'altra volta. Baroto si separa, lasciando spazio ai due Saiyan ormai sfiniti. Broly, ormai rialzato, soccorre i due guerrieri. Nel frattempo che Broly soccorre Bardock e Goku, due individui si palesano. Già, lo so, sono un po' stronzo. Chi sono questi due guerrieri che si sono manifestati? Soprattutto sono persone che conosciamo? Oppure individui totalmente nuovi? Lo vedremo nella prossima puntata. Questo video, ragazzi, può finire qua. Spero di cuore che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate della storia e soprattutto della qualità del video qui sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai nuovi video, perché appunto a 3000 iscritti farò un contest dove chi vincerà avrà accesso ad una richiesta personalizzata. Inoltre vi invito a lasciare mi piace, commentare il video e condividerlo con i vostri amici. Andate a seguirmi nella pagina Facebook nella quale cerco due admin seri, però a quanto pare nessuno mi sta cercando, magari proprio la pagina Facebook non interessa. Inoltre seguitemi pure su Instagram, entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate sempre qui sotto in descrizione. A breve, ragazzi, usciranno nuovi contenuti e nuove anticipazioni riguardo al pacchetto Super Multiverse Pack. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto alla Feraz, bella!